Bene, se sei stufo dell'anguria, adesso proviamo il melone. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi una freschissima delizia al melone cantalupo, una melone retato per gli amici nostri dell'Italia. Scusate l'inquadratura farlocca, ma è l'unico angolo di casa potabile perché abbiamo un muratore in casa e qui c'è il delirio. Ad esserci 40 gradi all'ombra, ragazzi, è veramente una situazione disperata. Bene, rinfreschiamoci un po' l'idea con questa delizia al melone. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed eccoci pronti per creare la nostra deliziosa al melone. Innanzitutto 400 g di melone che serviranno per la composizione della torta. Melone a rete o retato? Come si dice? A rete, retato? Questo cantalupo. Questo qua. E poi un altro meloncino da cui estrapoleremo tutta la decorazione e la rimanenza la metteremo insieme al composto. Facciamo sì che il melone sia 400/500 a seconda di quanto ne rimane. Poi però durante la ricetta io vi dico quanto sarà in totale, ok? Va bene. E naturalmente troverete la totalità qua sotto negli ingredienti nell'info box. Bravissima. Due confezioni di gelatina in fogli pan degli angeli, poi discioglieremo, facciamolo subito insieme, che terremo in ammollo così all'interno di acqua fredda per 10 minuti. Messe in ammollo le due confezioni di gelatina, teniamole così per 10 minuti. Ci occorrerà anche un goccio di latte, 500 g di ricotta, 8 cucchiai di zucchero, vi dirò alla fine quanti sono in totale in grammi, trovate sempre tutto nell'info box, e due confezioni di pavesini. Cominciamo subito. Come prima cosa devo ricavare la mia decorazione. Apro a metà il meloncino e prendo questo strumentino. Di solito c'è in tutte le case, se non doveste averlo, niente paura, tagliate il meloncino a fettine. Io voglio decorarla con le palline di meloncino. Con le palline, quindi questo è un fai palline? È un fai palline de longhi. No! Uno. Ma bellissima, guardate come fa bene le palline. Lui le fa e tu le rompi. E tu le rompi, brava. Ma devono essere quindi palline, sfere o semisfere? Devono avere una cupoletta, semisfere, palline insomma, tonde non possono essere. Certo. Però la parte a cupoletta noi la metteremo bene in evidenza, no? Ma guarda che facilità. E quindi questo simpatico attrezzo si chiama Fireball. Fireball, al simpatico moderato prezzo di 150.000 euro. Certo, sicuramente utilizzare questo attrezzo non è una palla, ma è molto divertente, giusto? Fireball! Ovviamente c'è molto spreco, ma questo adesso lo metteremo nella torta, eh? Grosso modo, quante palline devono fare i nostri amici? Quelle del diametro della loro tortiera. Ah, quindi le palline sono variabili. La nostra tortiera è 18 cm. Quindi in base alla tortiera voi fate le palline. Possono prendere dei riferimenti? La rimanente parte, cosa fare? Semplicemente grattugiamola via, sempre col fireball, dal melone. E poi vi faccio vedere cosa fare. Adesso verso la rimanenza del melone all'interno del bicchiere in cui frullerò il meloncino. Così vi dico quant'è in totale il melone. Quindi in totale tra quello che è venuto fuori dalla escavazione del melone e quello che avevamo preso già netto prima, 500 g di melone per la crema al melone, più naturalmente le palline di decorazione. Prendo uno dei miei 8 cucchiai di zucchero, voilà, e lo verso nel melone. Quindi frullo il tutto con un frullatore ad immersione o con quello che avete a casa. Ovviamente l'ho dato per scontato prima, ma la dolcezza, la quantità di zucchero dipende dalla dolcezza del vostro meloncino. I miei erano belli dolci, mi è bastato un solo cucchiaio, ma se a voi capitano delle zucchettine anziché dei meloncini, aggiungete un po' di zucchero. Verso tutta la mia purea di melone all'interno di una boule. 2,5 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di zucchero e siamo a 4,
e versiamo all'interno del bicchiere la panna da montare. E quindi montiamo la nostra panna. La nostra panna è ben montata a neve ferma, mettiamola un attimino da parte. Mmm, che buona! All'interno del nostro purè versiamo i nostri 500 g di ricotta. Eliminate il siero in eccesso, se dovesse essercene. Aggiungiamo gli ultimi 4 cucchiai di zucchero. Io metto anche una puntina di essenza di vaniglia, proprio poca, un cucchiaino. E adesso piano piano mescoliamo il tutto. Bene, a questo punto avete miscelato abbastanza, non state lì troppo a miscelare, mi piace che rimanga un pochettino grezza la composizione. Prendo un pentolino, recupero la mia gelatina che è stata a ammollare nell'acqua, la strizzo ben bene, questa è una cosa alquanto schifosetta, ma sa da fa. Se non volete usare gelatina potete usare la agar agar nelle quantità previste per un litro di miscela. Ponetela qualche secondo sul fuoco finché non sarà del tutto sciolta. Adesso prendo semplicemente del latte, prendo la mia tortiera che avrò posizionato già direttamente sul piatto e immergo i pavesini all'interno del latte. Immergo molto semplicemente nel latte e fodero il mio stampo. Questo metodo ingegnosissimo per sformare direttamente in piatto l'ho preso dal canale di Benedetta, che saluto. Pensavo che l'avessi preso da qualche tuo parente defunto. Perché? No, magari racconta un aneddoto del melone. No. Dai, racconta quella volta quando ti sono caduti i due meloni in testa, che eri sotto l'albero. Il famoso albero di meloni. A cui tendevi la pargoletta mano. Ah. Se siete intolleranti al latte, non potete farla questa torta. Se siete intolleranti, questa non è la torta adatta a voi, quindi no. Potete levare tutti gli ingredienti, tranne il melone. Ai ai. No, se siete intolleranti al latte, potete fare una buonissima mousse di melone con del latte di mandorla e addensarla naturalmente con la gelatina, quindi bagnare i pavesini nel latte di mandorla. Io la sto facendo classica con la ricotta perché melone, ricotta e panna, ragazzi, è spettacolare. Non so se avete mai provato il connubio. Soprattutto è leggera, no? Sì, è più leggera di quella al mascarpone. Certo, cioè, leggera, certo. Insomma. Prendiamo la nostra gelatina che nel frattempo si è disciolta a fuoco lento e non deve andare in ebollizione. Mi raccomando. E la versiamo. Io la verso ancora calda nel composto di ricotta e voilà, di ricotta e melone e rimesto un po', non troppo, perché ancora devo introdurre la panna che conferirà quella sofficità spumosissima alla torta. E piano piano incorporo tutto. Voi se avete una bowl più grande utilizzate. Io ce l'ho. Potete rischiare, prendete una più piccola. Io ce l'ho, uso questa perché è la quantità esatta. Che entra dentro la teglia. E quindi se entra qui vuol dire che sono stata brava con le proporzioni. Anche perché voi vedete queste ricette con tutti gli ingredienti come se fossero prese da un libro di cucina. Ma queste sono tutte fatte ad occhio da me. No, non ci credo. Nessun parente? No, raccontacelo un aneddoto. Nessun parente. Dai, questa è tutto frutto di golosità pura. No, e quindi è una ricetta originale. Sì, perché qua su Due Cuori una Cappa trovate solamente ricette originali. No, mi raccomando, solamente. Non solamente, originali. Però molte, sì. Bravissima. Ok. Quindi diffidate dagli altri canali. No, non diffidate da nessuno. Diffidate, sì, diffidate dagli altri canali. Tieni. Arrivati a questo punto è il momento più bello. Versiamo il contenuto all'interno della nostra base torta. Wow, è vero, in effetti è proprio precisamente precisa. Sì, il contenuto della bulla entra perfettamente nel coso, o quasi. Voilà. Un po' di più.
comune. No, non è un polipendio. Perfetto. Che bello. Le palline le mettiamo ora o alla fine? Dopo, perché sennò affonderebbero. In frigo per 3 ore e poi la decorazione. Trascorse 3 orette, eccoci qui a staccare dalle pareti la nostra tortina. Prima di aprire la cerniera, mi raccomando, fate questo lavoro, perché sennò potreste strappare tutta la torta. Wow, sembra la forma di formaggio. Con un coltello ripassiamo il margine. Che e adesso bello. Wow! A uno le zucchine mettiamo. Mettiamo le zucchine, mettiamo le palline di melone. E basta così, che ne dici? Che bellina, veramente, un amore! Ma che bellina! Molto carina la nostra deliziosa al melone. Pronta per essere fotografata. Vi lasciamo alle foto anche della fetta e noi ci vediamo dopo. Ciao! Benissimo, se anche tu hai l'attrezzo per fare le palline, allora sei degno di rimanere qui, qui su Due Cuori Una Cappa, dove ogni ricetta non è una palla, ma una pallina. No, è una pallina al limite. Ragazzi, io spero che questa mia proposta di torte al melone, ne ho viste tantissime sul web in questo periodo, effettivamente sono molto buone e molto fresche. Spero che anche questa con base ricotta vi piaccia, provatela. Naturalmente tutte queste torte morbide al cucchiaio sono più buone l'indomani, quindi preparatele il giorno prima per gustarle meglio il giorno dopo, perché proprio il sapore si fonde con tutto e diventa una delizia. Bravo, basta bravo. Ciancare, ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.